Questo è Art Attack. Questo è Art Attack. Questo è Art Attack. Ciao bambini, questo è Electric. Apu. Bambini, ci ha contattato Sabrina per una grafica urgente. Nuovo banner del nuovissimo canale, la Sabri Games. Dalla Sabri Gamer alla Sabri Games ne sono passati di anni, strano percorso. Fatto sta che il canale nuovo sta macinando come un drago, quindi sta a noi renderlo visivamente più bello, più carino, giusto? Dobbiamo preparare un nuovo banner per il canale, quindi ci buttiamo nel sito Viola a 1000 per lavorarci insieme a voi. Innanzitutto per questo disegno ho pensato a una bella prospettiva accidentale della sua scrivania, delle sue cose, mettere tanti oggetti che ricordano i videogiochi, mettiamo un Nintendo Switch, una PlayStation 5, anche se ancora non ce l'ha e non ce l'ha nessuno, non ce l'ho nemmeno io. Pensate che sono arrivate nuove PlayStation 5 su MediaWorld 2 ore fa, sono già esaurite, manco il tempo di venirlo a sapere. Comunque sia, voglio un disegno bello pieno, bello corposo, dove posso buttare tutto quello che ho sperimentato fino adesso, sia a livello di colore che di composizione. Che cos'è, bambini, una prospettiva accidentale? Beh, molto semplicemente una prospettiva con 2 punti di fuga. Lo so che magari molti di voi vogliono già vedere il disegno finito e staranno già skippando come dei draghi maledetti avanti, ma per chi è interessato, ecco che cos'è una prospettiva accidentale. Una prospettiva accidentale è quando all'interno della nostra inquadratura la prospettiva è gestita da ben 2 punti di fuga. Quindi uno, e per esempio il secondo potrebbe stare qua. 2. Per esempio questa può essere una bellissima, bellissima punti di vista casetta, con la porta, con le finestre, con i bambini con i capelli dritti. Ciao! Per questa prospettiva di oggi però azzarderò addirittura un terzo punto di fuga, che voglio che venga dal basso. Cosa succede quando c'è un punto di fuga che viene dal basso? Che sentiamo come se guardassimo il disegno un po' dall'alto, no? E otterremo una soluzione come questa. Questo è un cubo un po' distorto, perché questo punto di fuga deve essere molto, ma molto più in basso. Infatti, quando io aggiungo un punto di fuga così in basso, lo faccio addirittura a occhio. Perché sennò dovrei crearmi un file infinitamente lungo, dove il punto di fuga va molto più giù anche di così. Però basta, basta tecnicismi, andiamo avanti. Una volta terminato lo schizzo, come al solito ci piace inchiostrare, almeno per quanto riguarda lo stile di Sabrina. Ultimamente noi abbiamo un po' abbandonato l'inchiostro, se siete curiosi di vedere i risultati li vedete su Instagram, qui. Siete comunque invitati a vedere la realizzazione di tante opere diverse direttamente sul sito Viola, link in descrizione. Comunque iniziamo l'inchiostro, perché per l'inchiostro, in realtà per tutto lo stile, mi sono ispirato a un disegnatore, credito a lui, che si chiama su Instagram Andrew Cockroach, che vuol dire letteralmente Andrea Scarafaggio. Magari un soprannome, magari una scelta, magari i genitori hanno soltanto un brutto cognome e sono molto sfortunati. È un
una volta terminato questo magnifico inchiostro, questa magnifica line art, a voi che state provando magari a farlo non solo in digitale ma anche su carta, quindi quando ripassate i vostri disegni con il tratto pen, con il pilot, cercate di non mantenere sempre lo stesso tratto paro paro, modulate il segno, quindi lo inspessite, lo ingrossate, lo diminuite in base a ciò che è più avanti, ciò che è più indietro, ciò che crea ombra come un ciuffo che è davanti al capello, piccolezze. E se volete migliorare, perché no, partecipate alla Reddit Review che facciamo tutte le sere sul sito Viola la domenica sera, in cui valutiamo i vostri disegni e di cui già abbiamo fatto un video che apparirà qui sopra la scheda, clicca se vuoi vedere il video. E se postate appunto i vostri disegni nel subreddit, io li valuterò e magari entreranno nel video finale. Ma adesso andiamo avanti con il colore, perché come prima cosa semplicemente colorerò in modo piatto tutto quanto, per poi iniziare davvero a divertirmi con luci e ombre, eccetera eccetera. Ma questo passaggio sai che lo facciamo tutto d'un fiato, tutto proprio ciùm. Ed eccoci qua ritrovati a disegno terminato. Questo disegno che tra l'altro sai che stamperò in formato panoramico bello grande e lo regaliamo a Sabrina, dato che poco fa è stato il suo compleanno. Sarebbe anche corretto non farle pagare questo lavoro come regalo di compleanno. E questo è il brutto di lavorare con gli amici, perché poi ti vengono pensate queste cose. Visioniamo già che ci siamo bene il disegno per vedere tutti gli elementi che abbiamo inserito. Quindi abbiamo sicuramente il soggetto numero uno, Sabrina, chiaramente, con un joystick random, perché non vogliamo mettere troppe marche, no, con Pika sotto forma di papero, visto quello, l'avvenimento che ha avuto con le papere, in cui ha levato letteralmente delle papere, del cibo misto qui Nintendo, una tazza con degli elementi. Questa sarebbe Nicole, la Nikki, Salem, Mirta che ovviamente è chiaramente obesa, ci siamo io, pompato come sempre, Giulietto, una PlayStation 5 che possiamo soltanto visionare sotto forma di disegno perché nella realtà no. Abbiamo un Goggo che sta ingurgitando una dietro l'altra aranciate, vedete il secchio è pieno. Abbiamo Amico.Andre e Cere, sempre amico del gruppo nostro. Una bellissima scritta neon, la Sabri Games. Secondo me questo disegno impeccabile, signori, impeccabile. Ci vediamo al prossimo video, ma soprattutto nel sito Viola. Campanella, cazzo di campanella, schiaccia la campanella, ma soprattutto iscriviti, porca zozza, ma la campanella. Questo era Art Attack. Bella, non so quanto altro riesco a tirare questo video.